Volevo semplicemente ovviare una mia lacuna e portare a questo incontro, a questo convegno, il saluto e l'adesione del Susozio de Sossaldoso, circolo che si è costituito a Sassari nel 1998, a cui ho dato la mia adesione. Susozio de Sossaldoso ha promosso e organizzato diverse iniziative sul tema dell'identità, abbiamo fatto un convegno sul tema Sunier d'ore della politica, il buio profondo della politica, sulla fine, sul venir meno dell'impegno politico come partecipazione, sull'emergere invece della politica come opera delle oligarchie. Abbiamo concluso nei giorni scorsi un convegno svoltosi anche con l'impegno, con la partecipazione e collaborazione di Susozio de Sossaldoso sul tema sa limba, si flori e sa cultura de sa Sardigna in sicola in sa sociedade, articolato in tre momenti: lingua sarda unificata, esperienze didattiche e poi anche il presente e futuro del dialetto sassarese. Vogliamo continuare appunto con questo impegno che ha preso Susozio de Sossaldoso, che ripeto porta il saluto e la sua adesione tramite chi vi parla a questo importante convegno. Grazie. La ringrazio. Vi sono altri che vogliono chiedere la parola? Prego, sindaco di Laconi, il dottor Pisu. Operaio che attraverso gli anni è diventato dottore. Grazie. Prego, dottore. Solo che gli operai qui non li vedo, però è un rispetto che le debbo, mantenuto i contatti con affetto e con amicizia. No, non c'è l'ora per... Dico soltanto questo, forse se è possibile, se verranno pubblicati gli atti di questo convegno, sarebbe opportuno che altri contributi potessero venire in forma scritta, in modo che alla fine... In questo libro apparissero anche delle altre cose che oggi non sono state dette qui, ma che sono interessanti per avere una visione complessiva del federalismo sardo. Seconda questione è questa: oggi, come abbiamo visto anche dal mio carissimo amico Edoardo Usai, vice sindaco di Cagliari, abbiamo sentito anche in alcune riunioni ultime all'interno del movimento per la costituente sarda, è difficile non trovare federalisti. Io devo andare non molto lontano, all'interno del mio partito per esempio ne trovo un sacco di non federalisti, però voglio dire, nel panorama politico generale mi pare che quasi tutti si siano convinti che è una strada importante. Addirittura Usai, che con cui ci siamo confrontati e scontrati duramente durante tutta la battaglia per l'affermazione della lingua sarda e altre battaglie significative sugli interessi della Sardegna, ha detto che il federalismo è lo strumento con cui si può affermare la dignità, il destino e il futuro del popolo sardo. Un'affermazione che mi ha sconvolto rispetto alle posizioni che la sua cultura politica aveva espresso nei decenni scorsi, da sempre. Ora, io credo che questo probabilmente ci deve portare a riflettere sul fatto che forse, come è stato detto dai più, c'è una confusione tra chi pensa al federalismo ma in realtà vorrebbe soltanto un decentramento, cioè chiama federalismo quello che è il decentramento. Siccome siamo tra amici posso dire pari alle espressioni che quel semi analfabeta di Bossi cita chiamando e definendo la sua devolution federalismo, in questa realtà immaginaria che dovrebbe essere la Padania. Ma io credo che se noi andiamo a precisare in modo inequivocabile che cos'è da un lato il federalismo e dall'altro che cos'è invece il decentramento, forse i federalisti non siamo tutti quelli che dichiariamo di essere. Ecco, questo secondo me dobbiamo fare. Una terza e ultima cosa. Invece ci siamo dimenticati che seppure all'origine non c'è stata una presa di posizione in senso federalista nel movimento comunista
internazionali all'interno del movimento comunista nel nostro paese, tuttavia ci sono state delle organizzazioni politiche che si sono ispirati al federalismo pur avendo una posizione classista, chiamiamola così, ecco, un filone classista federalista. Che cos'era, se non questo, l'esperienza del Partito Comunista di Sardegna, su cui io ho scritto un libro, almeno nella mia interpretazione. Che cos'era questo il Partito Socialista Sardo? Ma altre formazioni minori, io mi onoro di essere appartenuto per esempio a una formazione Democrazia Proletaria Sarda che ha cercato per 10 anni di coniugare l'aspetto classista, cioè la lotta per il socialismo, come si diceva allora, con l'esperienza federalista. Ecco, la lotta di classe si diceva coniugata con la lotta di liberazione nazionale del popolo sardo. Un'affermazione interessante, non è che se un'organizzazione è minore, se ha avuto il 2% di consenso elettorale non abbia detto cose giuste, se no possiamo, come dire, arrivare alla conclusione che quella espressione fatta da quello storico, da quello studioso, da quella persona che ha detto cose giuste, siccome non ha avuto molto consenso in quella determinata epoca storica, non è giusta. Sicché non possiamo dire che non è giusta perché non ha avuto un consenso molto vasto in quel determinato momento. Credo che invece oggi abbiamo detto che personaggi illustri del federalismo sardo abbiano detto cose giuste anche se in quel momento sono rimasti pressoché inascoltati. Così come altre esperienze minori hanno posto questo problema, però cercando questo filone classista federalista che secondo me è stato non tenuto nella dovuta considerazione nella discussione che si è fatta tutto il giorno. Concludo veramente dicendo questo: oggi però tutti diciamo che il federalismo è in una fase in cui si discute a livello nazionale, si è discusso sull'alta bicamerale, i sardi non hanno detto niente, adesso con la legge votata nell'ultimo scorcio legislatura e poi rivotata col referendum dell'8 dicembre scorso, e i sardi hanno taciuto. Ecco, questa cosa mi dà un tantino di fastidio, perché proprio nel luogo e proprio in quella terra dove ci sono stati sforzi intellettuali, sono state battaglie sul federalismo e noi potevamo insegnare ad altri, mentre si stava discutendo in questi ultimi anni di federalismo, noi abbiamo taciuto. Perché forse siamo divisi, io sono in quel partito che non brilla per una posizione concreta, al di là delle parole, per il federalismo, quegli altri sono piccoli, quegli altri li hanno zittiti e così via. Forse è arrivato il momento di fare un salto di qualità organizzativo anche tra di noi. Forse è arrivato il momento di costituire un'associazione dei federalisti sardi, comunque dislocati, che abbiano o non abbiano un partito, che abbiano però un ruolo, una forza, che in ogni momento possono, come dire, scuotere il dibattito, incidere in quello che discutono i partiti e incidere anche a livello italiano, per quanto un'associazione come quella che io propongo sia di federalisti sardi. Se invece continueremo a agire in ordine sparso, ognuno con la sua posizione precisina, no? E anche col nostro individualismo, spaccando il pelo in quattro, forse non siamo incisivi, o forse ci troviamo, come ci siamo trovati in questi ultimi anni, a stare zitti, a non dire niente e a far passare, a far spacciare per federalismo un qualcosa che federalismo non era. Io credo che sia arrivato il momento di creare momenti con la libertà così come la intendiamo noi sardi, no? Dove ciascuno milita e dice le sue cose, però avendo un luogo, una associazione che ci consenta di incidere, di dar forza e di tenere vivo il problema per arrivare veramente a conseguirlo, questo federalismo, senza dover registrare ciclicamente la terza, la quarta, la quinta, la centesima sconfitta. Grazie. In quell'occasione il rappresentante del Brasile, paese federale, e paese che è diventato federale dopo la soppressione dell'impero dello Stato,
della forma imperiale dello Stato brasiliano. Nel 1889 si sfascia l'impero del Brasile e nasce la Repubblica Federativa del Brasile. Quindi è possibile federare ciò che prima non era federale, ciò che prima era unitario. Questo è, lo dico en passant. Ma in quel momento il rappresentante di quel paese federativo sostiene che tutti i paesi del mondo hanno uguale dignità. Direi che mutatis mutandis potremmo dire, rafforzando il concetto municipalista, che ogni municipio ha la stessa dignità. I suoi rappresentanti eletti hanno la stessa dignità, sia che il comune sia piccolo, sia che il comune sia grande. Ad esempio, fa specie in qualche modo sentir dire dal vice sindaco di Cagliari che il comune di Cagliari potrebbe valere più del comune di Armungia, per dire un comune citato oggi da altro relatore. La dignità è la stessa, la rappresentanza popolare è la stessa e forse, oserei dire, il rappresentante di Armungia porta qualcosa in più, porta la parola diretta della sua comunità, ciò che forse il rappresentante di Cagliari in una realtà sociale molto più complessa non può fare. Allora, sicuramente la cellula di partenza può essere quella dei comuni. Bacchi Sporro, che se ne sta andando in questo momento, aveva fondato, grazie alla sua esistenza come sindaco di Olzai all'epoca, quel bel movimento per far sì che tutti i comuni della Sardegna, anche i più piccoli, anche i più interni, avessero pari dignità rispetto agli altri e si facesse uno sforzo particolare perché la popolazione di quei comuni potesse avere qualità di vita, dignità di cittadinanza ed altro, ma questo l'ha detto lui, pari a quello delle grandi città. Certamente. Ho però l'impressione che queste comunità debbano essere rappresentate non solamente a livello personale, ma forse proprio nel momento in cui si va, si auspica, verso una consulta del popolo sardo, possano essere riuniti anche per aree storiche e geografiche capaci di dare forza alle piccole comunità e capaci anche di esprimere una rappresentanza adeguata. A me sembra che se noi manteniamo come metro di partecipazione le circoscrizioni amministrative, province, comunità montane, zone programmatiche ed altro, forse non riusciremo a dare forza a ciascuna realtà adeguata, a realtà locale, che ha fondamenti storici. Io penso che un'identificazione di un barbaricino sia con la Barbagia, un'identificazione di un anglonese sia con l'Anglona, un'identificazione di uno della Tregenta sia con la Tregenta. Perché non pensare effettivamente che questa modalità possa essere la base di una rappresentanza nuova, federale e federativa del popolo sardo? Io ritengo che forse in questa direzione possiamo muoverci, al di là dell'appartenenza solamente partitica o delle divisioni amministrative in cui attualmente è divisa la Sardegna. Divisioni amministrative che poi campano la loro esistenza magari sulle 3, sulle 4, sulle 7, sulle 8 province. Mentre invece ciò che non cessa di esistere è l'appartenenza alla regione storica, di ciascun abitante della Sardegna. Parallelamente riusciremo forse a dare nuovamente forza all'idea di Bacchi Sporro rispetto ai piccoli centri. E voglio anche dirvi che il 14-15 dicembre sarà un convegno sulla promozione della ruralità, elaborazione di saperi e forme di impresa che si terrà a Sassari e a Macomer, un convegno organizzato dall'ISPROM, Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, che si rivolge quindi all'intero Mediterraneo, insieme all'Università di Sassari. È un'occasione anche quella per raccogliere delle proposte che vadano in una direzione di maggior sicurezza, direi, dei cittadini rispetto al proprio contare in una prospettiva non escludente di ciascuno di noi e di ciascuna comunità. Grazie.